Signori, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un qualcosa di molto speciale. Prima ovviamente partiamo con una merenda. Finisco il gelatino Prozis e poi andiamo a prenderci cura dei mezzi. Ed ecco voi il Fanti che ha definitivamente bisogno di essere riportato al suo stato originario. E qua ci sono un po' di prodotti WD-40 che mi sono arrivati e soprattutto che andremo a testare ad utilizzare oggi. Qua per esempio abbiamo il lucidante al silicone, sì, che lo utilizzeremo in realtà nella parte finale del nostro lavaggio. E uno di quelli più importanti con cui iniziare è sicuramente il detergente universale Moto. Fuel time, togliamo i guanti. Flowy, link in descrizione. Pronti a riempire il mezzo. Ciò che non può mai mancare. Perfetti. Signori, che ferro. Bella, bella larga, mi piace. Un po' sporca, ma adesso la rigeneriamo totalmente. No, ma come? Mi sono perso. Che spettacolo. Ma è un labirinto sta strada. È esagerata. Che spettacolo! Ok, abbiamo ufficialmente posizionato i mezzi, che ringraziamo Manu per l'ospitalità. È arrivato anche Chicco che ci ha portato l'hyper perché ha detto: Andrea, già che ci sei, perché non mi fai un lavaggino? Prego, Oh, grazie, Ciao, fringuelli. Comoda la vita. Quindi abbiamo il Fantic, l'hyper di Chicco e l'M2. Notare, vabbè, qua sono caduto purtroppo, però comunque a P22 qua, ma dopo tornerà lucido. E il buon Chicco per non essere da meno, così vai più forte però, Sostenere gli amici, ragazzi. Bravo. E poi vado un po' più forte se c'ho scritto Andrea Pirillo sulla... Grazie. Poi qua sfruttiamo uno dei mezzi di Manu che non è ancora arrivato e... Questi sono tutti i prodotti che utilizzeremo. Partiamo con lui, il detergente universale Moto. Prima bagniamo un po' la moto, poi lo spruzziamo, facciamo agire e iniziamo. Allora, apertura tubo, vado io. Non è che ti offri, vado io. Non ho avuto la prontezza di dirlo. Allora, io mi concentrerei sul Fanti, che è quello che era più bisogno. Devo dire che di fango e sporco qua in generale ne abbiamo e non poco. Quindi andiamo a far agire un po' il prodotto per togliere tutto questo fango che ormai si è solidificato sulla moto. E dato che sono un buon amico, facciamo anche quella di Chicco, sì. Grazie Andrea. Detergente Moto universale. Niente, serve di meno sulla mia che è meno infangata, però male non fa, per cui io nel frattempo vado avanti con l'M. Io ne approfitto per far tornare lucidi i cerchi, perché con questo giallo qua in realtà il cerchio risulta quasi sempre sporco. Stessa cosa per la pinza. Grazie capitano. Sai che è bello, cazzo. È proprio bello. Grazie. Un po' maraglio, ma... Un po' maraglio. A questo punto lasciamo agire il prodotto per circa 2 minuti, dopodiché risciacquiamo. Nel mentre che Chicco dà il meglio di sé nell'unica cosa che sa fare nella vita, io passo a uno dei miei prodotti preferiti, ovvero il pulitore freni moto. Con questo prodotto andiamo a eliminare tutto lo sporco che si trova sui freni, dischi, pastiglie e ne allunghiamo anche la durata. E va bene ovviamente sia per auto che per moto. Qua abbiamo messo in piedi un sistema di lavaggio, vuoi venire a lavare anche tu? Adesso vengo a lavare la macchina anch'io, dato che parcheggio... Parcheggi? Sì, parcheggio, dato che mi hai intasato tutto il parcheggio di casa. Stessa cosa sui dischi Fantic. Scusa, step nell'asciugatura mezzi, ormai i due qua hanno mollato. Sono l'unico che rimane sul pezzo. Dopo sfida di penne, chi è che si tira indietro? Io scapuzzolo tutta la motocicletta e Andrea, sì. A questo punto andiamo a rifinire tutti i dettagli con lucidante al silicone. Questo prodotto fa brillare tutta la parte in plastica e può essere utilizzato anche sul carbonio. Guardate la differenza. Step 1. Step 2, molto più lucido. Stessa cosa qua.
gli dà proprio questo effetto di brillantezza totale. E invece per la lucentezza di tutte le parti cromate abbiamo la cera lucidante. E poi andiamo a togliere con un panno la patina in superficie. Effetto risultante. Mi sono messo il casco, sono già pronto perché ho sentito il mezzo da fuoristrada che si è acceso. Nel mentre che tutti si finiscono di preparare, finisco di rendere perfetta l'M. E anche qua sul carbonio utilizzo il lucidante al silicone che gli dà tutto questo aspetto di brillantezza. E sì, devo dire che a carbonio facciamo competizione a chicco perché è pieno, ma anche noi non ce la caviamo male, a parte qualche danno. Ti lascio a te la cam, che se vi ribaltate fai il video, fai qualcosa. Io ovviamente li seguo da fuori. Giustamente Manu dice: ho appena preso il fuoristrada, andiamo a testarlo. Eccolo. No vabbè. In che senso? Oh, non è male. No, non è successo davvero. Ho sbagliato marcia. Assurdo. Io pensavo di vederli tutti cappottati. Ma da dentro com'era il mood? Sereno. Per lui è il gioco dei ragazzi. Io ho temuto, però... Il pilota ha retto il colpo. Il pilota ispira sicurezza. Riusciranno a scendere? Posto, no? Dopo il fuoristrada eccetera, siamo pronti per vedere il risultato finale. Sei soddisfatta? Molto, molto soddisfatta, è tutto molto lucente, brillantinoso, il carbonio risalta bene, macchine, moto, cieche, tutto. Questo è perfetto, quasi che ci siamo. Si ragiona, così si ragiona. È il logo giusto. Guarda, che spettacolo! Ciao Chicco, è stato un piacere. Altrettanto. Prego. Ciao. Quando vuoi avere una pulizia, dimmelo. Grazie. Io pulisco, tutto pulisce. Bello, bello. Ma non è sporco anche lì. Bello, pulisce, 14 euro. No. Grazie, ciao. Niente, ci ha mollato tutti, sono rimasto solo io qua a fare una sfida con me stesso di penne. Vorrei fare solo un focus su un dettaglio. Cioè, direi che a lucido ci siamo, eh. Vediamo se riusciamo a fare anche delle penne altrettanto all'altezza. Magie! E anche se non abbiamo fatto la sfida con tutti, perché se la sono fatta sotto, beh, devo dire che mi sono divertito a fare due penne. Comunque, prima di salutarvi, vi volevo raccontare degli ultimi due prodotti che vado a utilizzare. Questo che è il WD-40 Flexible, che serve per andare a raggiungere tutti i punti più difficili, e lo utilizzo soprattutto di solito sul 125. E il lubrificante al silicone per lubrificare i cardini, che non fa mai male. E anche, cosa altrettanto interessante, tutte le guarnizioni. Quindi... evitare che poi soprattutto in estate ogni volta che apri la porta fa tutto un rumore strano. Se vi è piaciuto questo video ditemi la vostra, che cosa ne pensate. Prossima sfida vediamo di fare una gara di impennate, perché ci sta. Chiamiamo Chicco, Manuel, perché vengono fuori robe molto divertenti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima col prossimo video. Ah, e comunque qua sotto, link in descrizione, trovate tutti i prodotti che ho utilizzato oggi. Ciao ciao.